Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Meno uno alla chiusura del calciomercato. Vediamo cosa bolle in pentola. Cercherò di diffonderlo, di spiegarvelo. Ma prima di cominciare, però, ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dobbiamo crescere ragazzi, dobbiamo crescere, dobbiamo arrivare almeno ai 1000 iscritti, dobbiamo crescere, quindi condividete il video, commentatelo, diffondiamolo come la parola del Signore. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito meraviglioso www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, penultimo giorno di calciomercato, c'è qualcosa che bolle in pentola. Su fronte cessioni, su fronte entrate, vedremo alla fine che cosa faremo, anche perché ci potrebbero essere un paio di situazioni che concatenate, collegate tra di loro, potrebbero portare, ecco, diciamo, a un'uscita prevedibile, ma un'entrata interessante. Allora, da dove partiamo? Partiamo dalle ultime ufficialità. Partiamo dalle ultime ufficialità e quindi Plizzari che va in prestito a Lecce fino a fine stagione. Dispiace per il ragazzo perché anni addietro era visto bene dagli ambienti delle giovanili, c'erano grandi speranze su di lui, però non è riuscito praticamente mai ad imporsi. Alla fin dei conti è ancora molto giovane, speriamo che magari prima o poi, ecco, possa esplodere del tutto. Ufficiale anche Kerkez, che è stato ceduto per circa 2 milioni alla AZ di Alkmaar in Olanda, generando una plusvalenza di circa 1 milione e 7, 1 milione e 8, e che ha sollevato una marea di critiche nel tifoso rossonero medio. Manco avessimo ceduto chissà quale talento dal futuro roseo. Per carità, nessuno mette in dubbio le qualità di Kerkez, magari diventerà anche un ottimo terzino. Però tagliarsi le vene, disperarsi oggi della cessione di Kerkez mi sembra un tantino esagerato. Mi sembra più un tentativo di critica a prescindere nei confronti della dirigenza. Posso essere d'accordo quando mi viene detto, dice Giuseppe, però si poteva aspettare, si poteva far crescere, poteva essere l'alternativa a Teo, ampiamente d'accordo. Però quando ci sono queste cessioni qua molto improvvise, molto giovani, nel senso che alla fin dei conti Kerkez è stato, non è un ragazzo che è nato e cresciuto da noi, per cui ha passato 10 anni nelle giovanili del Milan e alla prima offerta buona l'hanno ceduto. No, è stato ceduto dopo praticamente dopo 2 o 3 sessioni di mercato in cui era stato preso. Ciò significa che probabilmente c'è qualcosa che non sappiamo, un qualche atteggiamento sbagliato, anche magari un non aver rispettato la tabella di crescita, la tabella di marcia. Non disperiamoci per la cessione di Kerkez. Su. Per quanto riguarda Maldini, sembra chiusa la strada del prestito alla Spal. E per quanto riguarda invece Castiglico, prima di passare a Castiglico, per Maldini mi dispiace sinceramente. Mi dispiace che non vada a giocare con regolarità perché credo sia la cosa di cui più ha bisogno. Il prestito alla Spal, dove anche
la presenza di Colombo e quindi di un amico poteva essere, diciamo, più accomodante, poteva rendere la scelta più facile anche da prendere. Invece alla fine pare che rimanga da noi, ciò se dettato da un effettivo cambio di decisione, o magari dettato dal fatto che dovevamo prendere qualcuno e non l'abbiamo preso, questo poi sarebbe da vedere. Però fatto sta che, ripeto, pare chiusa la strada a prestito alla SPAL e dovrebbe rimanere in rosso-nero. Per quanto riguarda Castiglico, la trattativa col Valencia c'è, il suo stipendio è pesante. Da circa 2, 2 e qualcosa, sì, 2 milioni, 2 milioni e qualcosa. Questo stipendio rende difficile un suo passaggio a squadre medio piccole tipo Sampdoria, tipo Genoa, tipo Getafe, tipo queste squadre qua. Possono pensarci squadre di un livello un po' superiore. Stile Valencia, che effettivamente è l'ultima pista, che fino a 2 giorni fa era anche calda, se non fosse per il fatto che il danno lo fa la Juve praticamente, perché la Juve, cedendo Kulusevski al Tottenham, implica la cessione da parte della squadra inglese di Brian Gill. Brian Gill, che è il primo vero obiettivo del Valencia, il quale vede Castiglieco come una mera e pura alternativa. Vediamo un po', girano sempre le solite voci sul fatto che Castiglieco non voglia andarsene, non è esattamente così. Occhio al mercato in entrata, perché se dovesse andare alla fine Castiglieco, il Milan è su Noah Lang, il 99 olandese del Bruges, più per l'estate a dire la verità. Però occhio alla situazione legata giusto appunto alla cessione di Castiglieco, perché se dovesse sbloccarsi la partenza di Castiglieco, allora occhio, mettiamola così. Poi per quanto riguarda il mercato in entrata, c'è sempre da tenere sott'occhio questione legata al difensore centrale. Ormai i nomi sono sempre più nascosti e sempre più improvvisi, nel senso che escono dal nulla. Bisogna stare attenti perché Milan ha insegnato come Lazetic, che magari non fa capire minimamente niente e poi chiude dall'oggi al domani, ma in molto meno la trattativa. C'è anche una trattativa tra Milan e Cesena per un 17enne Tommaso Berti, veramente interessante. Pare che la trattativa si possa chiudere a 1 milione di euro bonus inclusi, italiano, italianissimo, ruolo centrocampista. Il ragazzo è visto dagli addetti ai lavori come un prospetto molto interessante, vediamo se alla fine si co concretizzerà. Per il resto, non dovrebbero esserci altri movimenti in entrata. Lasciamo perdere le voci per cui il Torino ha preso Ricci, quindi torna indietro Pobega. No, Pobega resta fino al Torino fino a fine stagione, per continuare a studiare il centrocampo a 2 e arrivare pronto al prossimo anno. Questo è quanto, ragazzi. Vediamo un po' gli sviluppi. Ci aggiorniamo in giornata barra domani, che sarà l'ultimo giorno di calciomercato. Vediamo che cosa ci arriva. Noi comunque vi teniamo sempre aggiornati sui nostri social, quindi seguiteci, Instagram, Facebook, il mio personale di Instagram, dove vi inoltro, vi diffondo altre notizie. Chiaramente, ragazzi, gentilmente, ricordatevi di lasciarvi un like qui, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, ragazzi. Dobbiamo crescere. Ci
Stiamo crescendo in maniera esponenziale. L'unico bastone tra le ruote è un po' YouTube. Quindi forza ragazzi, supportateci, è sempre forza mia.